Un saluto a voi seguaci di All Games Italia. Io sono Ojo, oggi vi presento Reventure, un platformer RPG tutto pixeloso, come pixeloso il nome della compagnia che l'ha creato, ovvero sia Pixelatto. Non ve lo mostro soltanto perché è molto grazioso, come direbbe la nostra Gwenelan, ma anche perché ho notato che su Steam, YouTube e anche Twitch sta ottenendo un discreto successo. E allora io ho voluto cavalcare l'onda di questo successo nella speranza di ottenere qualche view in più del solito. Eccomi qui con Reventure, so che ha 100 finali, questo giochillo molto interessante, per cui non ho assolutamente guardato nessun filmato, non l'ho neanche mai provato prima questo gioco. E ho guardato solo qualche immagine statica, o come preferireste dire voi, screenshot. Vediamo allora cosa ci propone questa avventura reventura. Premiamo any button, eccolo qua. Vabbè, qua c'è uno slot di salvataggio attivo, ma purtroppo mi è crashato il gioco prima e quindi non ho proprio potuto fare nulla se non rifare il video. Ecco qua il nostro amico personaggio protagonista che è chiaramente ispirato agli abiti di Link di Legend of Zelda. Ed eccoci qua, anno 1, giorno 1. Tutto cominciò come un normale giorno nella vita di Tim. Premi any button. Eccomi qua, ragazzino salterello. Eccolo qua, un tutorial. Scusatemi fin da ora se magari sarò un po' impacciato con i comandi e se... Gamepad is also supported and recommended. Sì, sto usando il gamepad. Vediamo se muoio sbattendo la testa. No. Buongiorno, Tim. Il re ti sta aspettando all'interno. Beh, siamo anche molto comodi che abbiamo la cuccia, cioè la casa, proprio fuori dal palazzo reale. Wow, i pixel sono veramente enormi. Il signore oscuro ha portato la principessa nella sua fortezza dell'est. Prendi la spada leggendaria a ovest e compi il tuo destino, Tim. Questa è la guardia che mi dice, il re cosa mi dice? Nulla. Ti prego, Tim, sbrigati e riporta mia figlia. Prendi questo oggetto per proteggerti durante il tuo viaggio. Questo oggetto suppongo sia qui. Faccio ad aprire. Ok, ho ottenuto lo scudo dell'eroe. Allora, adesso però dovrei andare a ovest. Vediamo se posso andare a ovest. Cosa c'è qua? Posso fare un salto, no, probabilmente mi serve un item. Ecco qua lo scudo che funziona. Allora, boh, pare che ci sia solo l'uscita di qua. Ah, ho capito. Mi spiace, Tim, abbiamo alzato il ponte levatoio per impedire gli attacchi dell'armata oscura. Non possiamo lasciarti passare se non hai un'arma, quindi devo proprio tornare indietro. Scudo. Qua c'è un sasso, cosa ci posso fare con il sasso? Nulla. Però posso saltare sopra il tetto della mia casa e andare verso ovest. Oh, mostro. E ti do scudate, ma non ti uccido, non ti uccido. Vediamo, queste rocce sembrano fatte apposta per essere scalate e io farò così. Ah, un eremita. Forse non vuole disturbato. Ecco, è pericoloso andare da soli. E questo è un chiaro segno come si chiama, dei richiami a Zelda, la spada della leggenda. Leggera come il vento nelle mani di un eroe meritevole. Lascia che il peso della giustizia ricada sulle forze del male. Eccoci qua, spada ottenuta. Spada della leggenda. Come la uso? Così. E lo scudo come lo uso? Oh, non lo uso più, vabbè. Questo cos'è? Un letto, un tavolo? Cosa mi dice l'eremita? È pericoloso andare da solo. Vediamo se posso scendere qua. No. Forse c'è... Ah! C'era una cosa segreta. Vediamo se posso scendere qua sotto. Nine. Però comunque ottengo un ottimo coso con lo shovel. Come si chiama quello? Con la vanga. Come posso usare gli oggetti? Non posso usare gli oggetti. Vediamo. Ah, però posso forse scavare, vediamo. Eccoli qua. Sì. Allora forse anche il vecchietto. Questo cos'è? Un nuovo costume? Ah no, è la cabina telefonica e potrei attivare la modalità streaming. Che però al momento non mi interessa, quindi premiamo ESC, ok. Vediamo di tornare indietro, affrontiamo questi mostri. Tada, ucciso. Però vorrei andare a vedere cosa... Ehi, ah, sono troppo pesante, non posso più saltare. Allora, questo gioco sono quasi sicuro di averlo visto anche durante un Ludum Dare di qualche mese fa, forse un annetto fa. Avevo fatto anche un video e
effettivamente deve essere proprio quel gioco lì. Adesso sto tenendo delle cose. Quella. Oh, vedo che porti la spada leggendaria. Ecco il ponte levatoio abbassato per te. Ecco, qua ho ucciso i nemici. Spero mi facciano da ponte. Sì, mi ha fatto da ponte. Ho ucciso. Ho ucciso una guardia. Ops. Forse il gioco è finito così. Sì. Primo game over. Ops, ho sbagliato. Tim ha rimosso la spada leggendaria dalla roccia solo per metterla dentro a una guardia amica. È stato arrestato e... come si dice? Come si dice, cavoli, in inglese mi viene executed, ma ovviamente è... giustiziato pubblicamente sotto l'accusa di essere uno stro. Deve essere un nome così medievale di cui non conosco la traduzione. Ok, prima avventura finita. E questo era il finale numero 4. Solo il 96,43% degli eroi è riuscito ad arrivare fin qua. Tim era un pazzo e ha ottenuto ciò che si meritava. Il giorno successivo la sua... la sua esecuzione, suo fratello ha deciso di prendere in mano le sorti del regno e di mettere a frutto le sue capacità per completare la profezia. Uffa, odio quando devo tradurre. Ah, un colore diverso. Ok, ah, qua c'è la spada, quindi la ottengo dalla guardia morta e quindi posso entrare qua. Vorrei vedere cosa succede se... uccido il re. Che succede? Tac. Scusate, è irresistibile una volta che si fa. Non dovrei ridere, ma con tutti questi pixel. Sia lode a re Tinku. Ah. Ok. Devo tradurre tutto perché... Ok. Non appena il regnante precedente ebbe terminato il suo mandato, il regno entrò in un'era di prosperità, molto breve perché l'idea di Tinku presto divenne popolare. Infatti siamo stati uccisi, il re Tinku è vissuto veramente poco e abbiamo ottenuto il finale 5 su 100, perché siamo stati uccisi da una guardia. Ecco qua, un altro finale ottenuto. Ok, 2 anni dopo, Tinku il Breve si riprese dalle ferite subite durante l'attentato subito. Per risparmiare la sua vita, per aver salvato la sua vita, si giurò fedeltà al nuovo re, con tutta l'umiliazione che ne consegue. Eccoci qua, il nostro Tinku è di nuovo... attivo e quindi possiamo tornare qua. Ah, ci sono i due re. Ok. Ah, devo tornare a prendere la spada, forse. Vediamo cosa mi dice il re. È come sua figlia, ma non è sua figlia. Qua otteniamo lo scudo, anche se in realtà non mi servirebbe e mi appesantisce soltanto. Ok, vediamo. Però non avevo ucciso quella guardia, vabbè. Là. C'è di qua, ok, la cabina telefonica, l'avevamo vista anche prima. Devo rifare il giro. Sentite la musichetta che è proprio zeldosa. Spadocchia ottenuta, yeah. Però non prendo la vanga. Ta-ta. Ecco, taglio un po' d'erba. Cos'è quella roba? Aprire la finestra. Ok, siamo attenti coi tasti adesso. Boing. Ups. Ulala. Via. Ok, i campi sono stati completamente distrutti dal dragone.
Grazie al cielo le nostre scorte di cibo sono state immagazzinate al sicuro sottoterra. Base della montagna. Ullala, qua ci deve essere un posto segreto, sì. E anche un ottimo scrigno segreto. Cosa c'è dentro? Il rampino. Benissimo. Perché questo mi serve proprio. Vediamo se posso usarlo anche nella sala del trono. Per andare ad aprire quella porta, quella finestra là. Zoing. Funziona? No, solo se ci sono delle pareti apposite. Infatti non funziona nulla. Voilà. Ah, vedo il castello del Signore Oscuro all'orizzonte. Rampino, via. Ok. Anche là ci sono delle rampinate da fare, qua invece no. Allora, vediamo. Zoink. Sì. La bomb, the bombs! Però non so come usare le bombs. Ulla. Qua posso mettere una bomb, sì. Allora, in pratica i comandi sono relativi a dove ci troviamo, in pratica. E quindi se mi trovo vicino a un macigno da far esplodere con the bomb, posso usarla, altrimenti non si attiva. Vediamo cosa c'è nelle viscere della terra. Ah, devono esserci magari le provviste dell'intero regno. Bazung! Oh! Cos'è questa cosa? No! No! Tinko era un eroe così curioso. Quel giorno pensò, cosa potrebbe succedere se rimanessi vicino a questa bomba mentre esplode? Quel che successe furono un sacco di bruciature e di frammenti di bomba addosso, nonché il macigno che gli è caduto in testa subito dopo, un po' alla vile coyote. Ecco, due giorni dopo, siamo ancora a Tinku. Tutte le schegge all'interno della pelle di Tinku davvero lo aiutarono a svegliarsi presto il giorno dopo. E sono anche tutto bruciacchiato, come vedete. Ulala, ho tre punti vita, non sapevo. Allora, direi che rinuncio allo scudo. Per rimanere bello leggero. Ecco qua, spada della leggenda. Ottenute, quindi posso scendere un po' dove più mi aggrada. Prima di non sfracellarsi al suolo. Bene. Questa pietra qua mi dà fastidio, ci deve essere qualcosa da fare lì. Vediamo se posso salire. No! Niente. Andiamo. Quella. No! Non voglio morire per mano degli sgherri del Signore Oscuro. No! Sono morto contro gli sgherri. Tinku pensava che quei piccoli sgherri fossero innocui. Ora almeno che prendessero solo un cuore del suo spirito vitale. E indovinate un po', è proprio quello che avevano preso. Il cuore piccolo e debole di Tinku. Ecco, vi prego di nerfare questi mostri. Questa è la morte numero 3. Ah, Tinku è ancora vivo però, ok. Tutti in città sapevano che Tinku era un bastardo senza cuore, per cui quella ferita non era poi tanto grave. Ma forse portare uno scudo con sé la prossima volta non sarebbe una cattiva idea. Allora invece io no, lo scudo ho detto che non lo volevo, ma prima... Vabbè, però potrei davvero... Ah, non c'è il mostro qua. Come mai? C'è questa novità? Non so perché ho saltato in realtà sopra il tetto quando potevo... adesso qua c'è qualcosa di interesting. Mi domando cosa possa essere. No, sono comunque troppo pesante. Vediamo cosa succede se mi schianto. No, non mi sono schiantato. Vabbè, prendiamo scudo.
che pesa un sacco. Ma non voglio fare brutte figure nuovamente. Mi piacerebbe provare a cadere anche sotto al ponte levatoio, ma preferisco evitare al momento. Chi è? Mi avevi fregato prima. Non si ripeterà. Ullala. Sì! Genio! Ah, lì c'è una guardia e là c'è un cannone. Cosa mi servirà quel cannone? Ah sì, per fortuna sto per già per dire no! Ah, sono rimasti senza munizioni per il cannone. Vediamo cosa succede di qua. Ah, qua deve esserci qualche passaggio segreto sicuramente. Sì! Oh, cammina sull'altare per sacrificare i tuoi oggetti. Vai, facciamo un tentativo, cosa succede qua? Tutti! Ai ai ai. So come faccio però a tornare a casa? Ah! Dai, faccela, no! No! Mi dicono di salire su, ma come fare? Ah, c'è un'ottima cosa lì che ha attivato una piattaforma che mi porta dove? All'interno di questo, che però non posso superare perché non ho... cos'era quella roba? Una specie di ramo. Se vado qua sopra, che succede? Ah, c'è un oggetto, cosa sarà mai? Un flauto! Il flauto del tempo. Buh. Non ho idea di cosa possa fare. Vabbè. Pesa troppo, non posso più fare il giro per di là. Faccio fifi. Questo cos'è? Ho attivato qualcosa di cui non ho più pallida idea. Ecco, sono già nella fortezza oscura. Solo gli sgherri oscuri e la consegna degli hamburger sono ammessi all'interno. Burger? No. Allora, se trovassi un hamburger, però forse potrei sopravvivere. Qua c'è sto flauto del tempo che non mi sta servendo a molto. Vediamo se riesco a non morire. Per fortuna non sono proprio morto. Vediamo se salgo qui. No! Posso fare nulla! Ok, sono nel fossato oscuro. Qua si è chiuso qualcosa. Io non ho neanche un'arma per fare alcunché. Questo mi porta su. Su, 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 su. Ecco qua, un pulsante. Wow! E quindi... wow! Queste piattaforme generano minions. Sì, ma io... e io che cazzo posso farci? Allora, saltare su di loro non si può, te. E quindi? Forse c'è un... no! Ah là là! Oh! Non sono poi così deboli quando arrivano tutti insieme, vero? Tinku è stato sopraffatto, sconfitto e finalmente e alla fine usato come una... come un pallone da gioco. Riunione di famiglia. Finale 15 su 100. Insoddisfatto del suo destino, Tinku usò il flauto del tempo e tornò indietro, nel passato. Ecco cosa serviva il flauto del tempo. Ecco, l'ho attivato, però non ho grandi idee di cosa potrei farci di questa cosa. No! Ah, non posso neanche saltare quando sono in acqua, perché posso solo nuotare. Salta! Vediamo se si cade qua. No. Bisogna nuotare. E di nuovo sono nel fossato oscuro, e quindi mi ritrovo esattamente nel posto di prima. Uffa! Qua non si può entrare.
Allora, vediamo se muoio. Sì, muoio completamente. È un'impresa non da poco essere infilzati da 18 spunzoni contemporaneamente. Tinku sentì dolore in ogni centimetro del suo corpo, ma mantenne un sorriso ottimistico perché aveva compiuto un'impresa assai bizzarra. Di nuovo. Ok. E di nuovo usiamo il flauto del tempo per tornare indietro. Sono pieno di spunzoni. Faccio male se mi vengono addosso? No, peccato. No, vediamo di trovare qualcosa per sopravvivere da quelle parti. Scisteria, sono caduto. Però mi serve una cosa qualsiasi per riuscire a... Olè! Questo cos'è? Una banana? Abbiamo trovato un indizio! Cosa me ne farò di un indizio? Non ne ho idea. Ci vorrebbe un indizio per capire cosa farsene di questo indizio. Ah, qua non c'è nulla, nulla neanche qua. Cosa mi dice questo? Un luogo di riposo. Sentite che bella musica rilassante. Non c'è riposo per i dannati. Sono dannato io. Ho trovato un altro indizio. Ecco gli indizi. Non prendete consiglio dai vecchi e attenti a dove mettete i piedi. Ok, mi sembra effettivamente molto interessante. Ok. Oh. No! La caduta su molte rocce fu molto dolorosa. Ma Tinko era a posto. È pronto per tornare all'avventura. Aspetta, no. Non era così. Rock and roll. Di nuovo un'altra volta suono il flauto, ma sono un po' stufato di fare queste morti in questa zona, per cui vorrei recuperare la spada. Attenzione. Abusare dei poteri del flauto del tempo ha causato uno strappo nel tessuto spazio-temporale dell'universo e ha consumato tutto ciò che esiste. La cosa positiva è che ha anche mangiato il Signore Oscuro. Dobbiamo tornare indietro, Tinku. Finale 83 di 100. Premiamo un bottone, eccoci qua. Ah, potrei uccidere il vecchio, effettivamente. La polizia spazio-temporale giunse per riparare il disastro causato nella linea temporale. Non dovresti fare casino con il continuum spazio-temporale, caro Tinku. Ecco, allora andiamo a recuperare la spada e ammazzerò anche il vecchio, così da ottenere il finale numero 1. C'è quel nido che sta crescendo. Però mi dispiace uccidere... Ops. Tinku era così voglioso di provare la sua spada che non ebbe il tempo di aspettare per qualche sgherro e così uccise l'anziano all'altra estremità della grotta e rubò anche il suo portafogli. Che bastardo. È pericoloso essere vicini a Tinku. Ecco qua. Achievement numero 1 ottenuto. 4 anni dopo. Tinku spese un sacco di tempo in prigione per quell'omicidio. Dopo è stato rilasciato, ripensò di cambiare il suo nome nel menu delle opzioni per migliorare il suo brand personale. Vediamo se possiamo farlo. Options. Extra. Oh, posso cambiarlo davvero. Allora cambiamo il nome in... Hey, listen.
Ah, non mi ha dato un achievement, peccato. Ora vediamo come è cambiato lassù. No, sempre così il nido. Ok. Spada ottenuta. Vediamo qua. Come dico, attenzione dove mettete i piedi. Ah, posso farlo lì probabilmente. Ok. Wow! The floor is lava. Ui! Beh. Ok. Non potevo resistere. Un salto mal calcolato. Ha provocato la caduta di Hey Listen nel pozzo di lava. Non era la fine che avrebbe desiderato, ma era sicuramente quella che si meritava. È il finale numero 6, no? Peccato. 4 mesi dopo. Ma allora com'è? Finale. Quelli ostioni di terzo grado lasciarono Hey Listen con un viso completamente deturpato, ma di sicuro la principessa non ci farà tanto caso. Vai a prenderla, eroe! Allora, spada. Anche la vanga e andiamo nelle profondità della terra. Ok. Wow. Vediamo qua. Ok, quella è tutta lava. Questo cos'è? Ghiaccio? Ma cosa sono queste cose? Attenzione, non scavare qui. Sei stato avvertito. Ok, non scaverò lì. Per il momento. Ma cosa sono questi mostri? Ui! Wow! Uelà! Mostrarsi di fronte al drago non era la decisione più saggia di... nella... carriera di Hey Listen, ma probabilmente era anche l'unica che avrebbe mai preso. Il suo punto di cottura era il favorito del drago, Dracarish. Finale numero 14. 4 mesi dopo, le solite ustioni che si curano così. Tutte le cicatrici sulla pelle di Hey Listen resero l'aspetto del nostro eroe ancora più avventuroso che mai. Oh, finalmente per la prima volta ho deciso di usare la finestra invece che fare il giro lungo. Sto imparando, ragazzi. Spadonchia. Vangozza. E andiamo giù, vediamo cosa si fa. No. Porca, c'era scritto qualcosa. Ah, un indizio, eccolo qua. Prendiamolo subito. Ua, mi faccio male, vero? Se salto. No, wow, grande. Dragon Slayer, vabbè, un'altra citazione. Questo è il sistema di ventilazione della tana del drago. Dal momento che ogni drago ha bisogno di ossigeno per mantenere le sue fiamme al meglio, vabbè, non bisogna ostruirlo con eroi troppo ficcanaso. Ok, questi penso siano monete d'oro. Sì, per fortuna è oro e non... No, che è successo lì? Questo cos'è?
dove sono finito? Hey, listen! È entrato nel tubo per finire in una vasca settica dove si è dissolto nei rifiuti tossici del regno. Sinceramente, ma chi mai potrebbe entrare di propria volontà all'interno di un enorme tubo delle fognature? Un'altra citazione da videogiochi, da Mario, chiaramente. 3 giorni dopo. Elissen uscì da quelle fogne attraverso il water della sua casa. Fu costretto a lavorare come si dice, idraulico per i mesi successivi per riparare tutte le tubature che aveva rotto durante la sua spedizione. Adesso sono vestito da idraulico. Aiuto. Però sì, i programmatori qua non hanno rischiato di mettere i colori tipici di Mario. Oh, c'è un uovo. Però mi intriga quel regno sotterraneo. Vabbè, adesso farò la morte, quella in cui scavo dove non dovrei scavare. Così me la tolgo. Però ho visto che veniva scritto qualcosa. Non riesco a leggere. Allora, intanto scendiamo. Giù di qua. Ok, vediamo se c'è un mistero qua. No. Qua no. Volevo vedere se... non mi fido di sal... No, non riuscirei ad arrivare di là. Qui non c'è nulla. E iniziamo a scavare qui, allora. Ah, sono ossa, come dice la schermata. Ecco qua, scava e scava. Ah, potevo vedere se c'era qualcosa. Sciocco. No, non ci sono stanze segrete. Nine. Però è molto simpatico questo gioco, devo dire. Sempre più zoomato. No! Elissen chiuse gli occhi e si ricordò di quel... Wow! Di quel cartello traditore mentre cadeva nella fossa senza fondo. Ironicamente, dal momento che non c'era nessun fondo per schiantarsi, morì di fame. Gold Rush. Quindi sono morto a sto punto, col finale numero 10. Eh sì, c'è un nuovo eroe adesso. Allora, gli incubi, a proposito di cadute senza fine, erano abbastanza comuni nella famiglia di Elissen. Elissen si svegliò quando udì la guardia che lo chiamava. Solo che la guardia è morta, per cui... Ah! Incubi! Forse c'è un modo... No! Forse però qua si passa... Sì! Vediamo cosa succede ad andare a prendere l'uovo. Ah no, succede nulla. Vabbè. Però posso forse salire? Più su. Sì! Schiaccia l'uovo! Ciak! No, niente. Vabbè, andiamo a vedere cosa c'è di qua. Oh no! Lava, ok. Sono altri passaggi, non mi sembra. Qua forse c'è qualcosa. Ah no, ci dovrebbe essere però un passaggio. Attenzione. Torno lì e scendo. Vediamo di andare a prendere lo scrigno che avevo visto prima. Quella.
Lava Trinket. Forse è una cosa che mi protegge dalla lava. Ma posso scendere, no? Qua c'è un pulsant. Caduta una cosa lì, ma non so perché. Ora mi fido? Ah. Ok, se cado di nuovo. Ok. Praticamente crea una bolla di lava che mi riporta in superficie. Bueno. Oh, questi posso distruggerli, molto bene. Qua si cammina e basta, ok. Un ponte levatoio e una casa. Il negozio. Sono completamente a secco. Mi dispiace, non ho cose da venderti. Allora, intanto lo superiamo, vediamo cosa c'è oltre. Potrei ucciderlo quel tipo in realtà. Vediamo qua cosa si nasconde. Un omino. Sono Juan, uno dei creatori di questo mondo. Sono qui per godermi la vista. Indovinate cosa faccio adesso? Indovinate cosa posso fare adesso? Jumping attack! Pala 8, palette unlocked. Ok, non è successo nulla se non... Mi scusi, signor Juan. Ho sbloccato una palette, vediamo se posso, cosa c'è. Extra palette default, pala 8, vediamo cos'è. Play. Ah, un po' più da Nintendo. Ah, un altro indizio. Ho scovato un indizio, vediamo cos'è l'indizio. Do feed the animals e negotiate a discount. Play. Forse uccidendo. Aha. Questo cannone è diretto verso la foresta oscura per consegna espresso. Non toccatelo. Immagino di essere catapultato dall'altra parte se per caso lo tocco. Allora, proviamo a uccidere anche il... questo. Sì, ed è un finale. Ehi ehi ehi. Fare il venditore è dura. Salario basso, orari lunghi, clienti scortesi e inoltre... e inoltre il serial killer occasionale che arriva nel tuo negozio, ti uccide e ruba tutta la tua roba. Il cliente ha sempre ragione. Finale numero 9, ok, quindi era questo negotiate a discount. 5 mesi dopo. Hey, listen. Ok, gli affari di Listen con le merci rubate non funzionò tanto bene. E quindi si svegliò una mattina pronto a riprendere le sue avventure. Beh, non è proprio la traduzione letterale, ma vabbè, più o meno avete capito. Ok, spada della leggenda, andiamo di qua che sembrava interessante. Apriamo il lava trinket, ma no, preferisco l'altra palette però, di colori. Sì. Voilà. Se in realtà non mi serve, visto che... Non penso di andare nella lava, ma non importa. Splash. Come si alza sto ponte levatoio? Ah. Fuori dal mio negozio, bastardo. Fai una mossa falsa e userò questa roba, un artifugio. Evito di fare una sciocchezza del genere, lascerò a voi il piacere di scoprire cosa succede se proprio ucciderlo così. Allora, qua avevo già visto... Ok, quindi scendo verso le viscere della terra. Questo ascensore molto utile. E qua? Porta misteriosa, ma non ho nulla per attivarla. Vabbè, niente allora.
visto che comunque ho la spada. Potrei anche buttarmi di qua, vediamo. Sì. Ah, lì non posso salire però. Ok. Beh, quelli non mi interessa. Che lancio. Cannonata. Boom. Oh, cos'è quella roba che sa? Che vola là. Ah, sono finito in acqua, perfect. Ah, mi serviva la vanga qua, peccato. Vabbè, comunque ho la spada, vediamo cosa comporta questa cosa. Sono abbastanza leggero? No, peccato. Ah, ho premuto quel tasto, forse non avrei dovuto. Sciocco. Sciocchezza. Vediamo cosa succede se vado di qua. No, non ci sono passaggi. Sì. No! Non ho nulla per passare di qua. Ah! No. Vediamo se riesco a impilarne abbastanza da saltare. Immagino che sia questo il trucco. Aia. No. Vediamo. Aia. No. Ah, devo stare attento, molto attento. Ancora no. No! Ma chi mi ha ucciso? Ah, non ho visto. An after that memory. Ma voi se si è ricordato quella storia, Hayley Senna si preparò per una nuova avventura. Allora. Spada, ok. Vanga, ok. Ah, qua però non posso più saltare, quindi così. Vediamo se posso però arrivare di là. Così da usare il cannone. Qua, sì. Ok. Vai. Attenzione, volevo usare la vanga qui. Ah, fatine. Un punto vita in più. Due punti vita in più. Wow. Un altro indizio. Quella. 8. 9. 10. Sapevo. Boom! Quelle fate erano davvero brave curatrici, così brave che Alyssen, che gli organi interni di Alyssen diventarono così forti e diventarono grandi 4 volte la loro taglia usuale e il suo corpo esplose come un pallone. A quel punto nemmeno le fate poterono più curarlo. Overheal! Finale numero 65. Ok,
Beh, diciamo che con questo finale comico, come gli altri. Oh! Ok, il cervello di Alysen sopravvisse all'incidente con le fate e fu trapiantato in un cane. E così una nuova avventura ebbe inizio. Eccomi! Aiuto! No! No! Quel giorno Spot inciampò in una pietra proprio di fronte alla sua casa e cadde sul muso. La guardia di fronte si chiese se quello era davvero, se quello era davvero l'eroe che il regno stava cercando. E finalmente abbiamo sbloccato anche il finale numero 2, quello Watch Your Step. Ah, ma siamo ancora cani. Forse saltando vicino alla roccia si sbloccava. Che stupida caduta. La faccia di Spot sembrava un po' più piatta dopo quell'incidente. E questo è davvero una bella, come dire, uno strano evento, dato che è tutto pixelato. La prossima volta che esce guarderà bene dove mette i piedi. Mi pare che... No, non sono sicuro che sia. Ok. E la guardia è morta, però. Bau bau bau. Bau bau bau. Sì, Spot! Posso passare? No? Devo, mi serve comunque una spada? Però posso saltare molto più in alto io. Wow! Attenzione! No! Vai, Spotty! C'è il camino. Posso entrare nel camino? Spot entrò nel camino, pronto per condividere con tutti lo spirito del Natale e copia e regalo di Reventure. Tutti amarono il gioco e lasciarono recensioni da 11 su 10 sulla pagina della community di Steam. Messaggio subliminale. Ok, quindi questo è un invito. Ecco Babbo Natale. No, mi piaceva Spot. Maledizione. Dopo aver ricevuto recensioni incredibili da tutti riguardo al suo gioco, Spot era pieno di motivazione e pronto per una nuova missione. Mi sono trasformato in Babbo Natale, purtroppo non avrei voluto. Vabbè. È nato un uccellino, perfetto, prendo la spada. Vediamo se mi porta da qualche parte. Ah, c'è un indizio lì anche, che forse non avevo notato prima. Qua ho trovato un indizio che sarebbe... Date da mangiare animali, miau, uccidi qualche pesce. Ah, vai! Abbiamo ottenuto una gallina. Ah, che mi dà la possibilità di planare. E se vado giù così. Ok, no. No. Vabbè, pazienza. No, lo scudo non lo voglio. Vediamo se posso passare. No. Uffa. Yeah. Dai, corri, corri, corri. Prendi questo. Vai. Ah, un altro indizio lassù. Non se posso ottenerlo. Zoing. Oh. Perché? Perché non mi... Ah, ok, perché ha un raggio limitato. Ho visto l'indizio lì. Ok, eccolo qua. Nuovo indizio. Prendiamo anche la... The bombs. Vediamo se riesco a scendere nella piattaforma. Nope.
Allora, scendiamo. Le mie capacità di salto sono... Aha! Eccolo qua. Fine vera del passaggio segreto. Non un passaggio segreto. Fine del passaggio segreto. Oh. Dove sono? Eccomi qua. Ok, no. Ah, non ho preso la vanga, vabbè. Quindi è inutile andare qui. Fine del passaggio segreto. Vera fine del passaggio segreto. E quindi... Ah, ok, così. Quindi continuiamo la discesa. Facciamo questo così. Ha-ha! Cling. Oh, si è aperta una grata. Ma non voglio scendere subito per quella grata, grazie. Prima far esplodere questo. Sono abbastanza lontano, ditemi di sì. Sì, per fortuna. Qua non ho idea di cosa siano queste cose. Ho ottenuto... Ah, la canna da pesca. Attenzione ai piranha. Dopo aver preso quella canna da pesca, Spot sentì il bisogno di andare a pescare. I minuti si trasformarono in ore, le ore in anni. E gli anni in una principessa morta che non fu mai salvata. Hobbies! Ok, va bene, dai. Questo era l'ultimo finale che volevo mostrarvi, un finale rilassante con un tocco di tristezza, ma... D'altronde è così. Spot ricordò i giorni mentre quando andava a pescare con suo padre, ogni volta che Spot ricordava i giorni in cui andava a pescare con suo padre, ogni volta che aveva piranha a cena. Ma non c'è tempo per la melancolia e la malinconia. Andiamo a trovare un'avventura. Sì, torniamo a letto. No, dai. Adesso vi saluto, spero vi sia piaciuto questo gioco, mi sembra molto divertente, lungo anche, con tantissimi segreti e cose divertenti da trovare. Eccone un altro, per esempio. A volte davvero non te la senti di fare niente. E quel giorno Spot rimase in letto. Il prodotto interno lordo del regno andò, crebbe del 200%. Il signore oscuro si ritirò per noia e la cura per tutte le malattie fu trovata. Ben fatto, Spot! Ecco, allora finiamo davvero con un finale positivo e con questo giorno di vacanza io vi saluto e vi lascio alla nostra sigla finale. Ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e lasciate un commento. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e se vi va veniteci a trovare su allgamesitalia.net o sui nostri profili social. Io sono Ojo e vi do appuntamento al prossimo video.